Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis semplicemente per parlecchiare, mettiamo così, per parlare un pochettino, dato che questa mattina è uscita la notizia ufficiale tramite il Twitter di Ever Crisis che Angeal in realtà, a differenza di quello che pensavo inizialmente, sarà un personaggio giocabile al 100%. E uno ovviamente potrebbe pensare: Gio, ma perché stai dicendo questo? Perché pensi che Angeal possa effettivamente essere un personaggio giocabile? Perché nella campagna Twitter hanno messo gli obiettivi che, completati, ci consentiranno di ottenere diversi oggetti per il personaggio citato. Infatti, come potete vedere, la campagna Twitter parla chiaro, ovvero che Angeal sarà praticamente un personaggio giocabile e in base ovviamente ai punteggi che otterremo appunto tramite questa campagna otterremo degli oggetti per lui, come per esempio i 10 ticket con armi assicurate del personaggio e poi addirittura 3 copie in totale della sua arma iniziale, ovvero la Longsword Type 90, che è praticamente la stessa spada che possiede anche Zack, solo che non so se effettivamente avrà gli stessi effetti e sarà praticamente identica a quella di Zack, ma non penso, perché comunque ogni personaggio per l'appunto ha un suo pacchetto di armi, quindi la sua arma in questo caso avrà degli effetti diversi, sarà comunque un'arma con caratteristiche diverse. E questo in realtà mi lascia un po' perplesso, perché stiamo attraversando un periodo che ha praticamente sancito la fine dell'anniversario, quindi il fatto di reinserire Angeal, o comunque del fatto di inserire più che altro Angeal all'interno del gioco come personaggio giocabile e neanche come guest character come si pensava inizialmente, secondo me è un buon campanello d'allarme, almeno per come interpreto io e Gacha e per quanti ne abbia giocati, e comunque ne conosco diversi, ne ho potuti giocare diversi e ne ho visti diversi crescere e anche morire. Questo, secondo me, secondo un'analisi diciamo più critica o comunque anche più oculata, mi risulta essere un campanello d'allarme, perché se tutte le persone che si sono avvicinate al gioco tramite l'anniversario o tutti quelli che sono ritornati tramite l'anniversario hanno già abbandonato il gioco, è qui che scatta l'idea di dire: vi mettiamo il personaggio nuovo, non abbandonate il gioco. Secondo me tutto ciò risulta essere proprio come un campanello d'allarme del fatto che l'interesse è già scemato, come avevo già immaginato io stesso, pensando al fatto che l'anniversario poteva essere un bellissimo fuoco di paglia, dove tanta gente magari sarebbe ritornata per pullare Cloud, per vedere tutti i personaggi anniversario che sono comunque forti, quindi tutti i personaggi anniversario sono ottimi a prescindere. Però effettivamente dopo l'anniversario si è già tornati tra virgolette alla monotonia, alla diciamo alla regolarità del gioco che probabilmente aveva già stufato anche prima dell'anniversario. Ed è qui che secondo me stanno cercando di trattenere più gente possibile, specialmente giocatori nuovi che magari provando il gioco, divertendosi con l'anniversario e poi perdendo quel divertimento, stanno iniziando magari a non loggare o comunque stanno iniziando a non fare diverse cose all'interno del gioco. Ed è qui che hanno uscito il coniglio dal cilindro, dicendo: ragazzi, restate perché ora vi buttiamo il personaggio nuovo. Non so effettivamente se lo rilasceranno come Limit Break, come Vincent, spero di no, perché ripeto, uscendo fuori da un anniversario, uscendo fuori comunque da un periodo un po' più particolare, le gemme sono quelle che sono. È anche vero che il gioco è strutturato per farti uscire i soldini e quindi tecnicamente non mi stupirebbe un banner Limit Break dove ti rendono Angeal fortissimo e ti costringano a pullare in un certo senso.
Però personalmente spero di no. Spero di no perché così Angil si potrà recuperare piano piano, si potrà buildare con i ticket, si potrà buildare un po' come ci pare e piace. Il tutto ovviamente dipende dal costume. Chissà che costume gli daranno inizialmente, con quali abilità e con cosa soprattutto lo renderanno appetibile al pubblico. Quindi diciamo che fondamentalmente parlando è un piccolo campanello d'allarme che secondo me sta suonando. Vedremo ovviamente come si sviluppa questa cosa, però ci tenevo comunque a parlarne un pochettino anche per farvi sapere la mia idea su quello che effettivamente sta succedendo su Ever Crisis. Come sempre voi sapete che io vi dico le cose come le penso e vi dico le cose come stanno, quindi non faccio tanti giri di parole. Chiudo tra l'altro il video dicendovi che in Gilda 2 abbiamo ancora dei posti a disposizione. Vi faccio un po' di spammino per le nostre gilde, dato che la gilda 1 è al completo, ma la gilda 2 ha ancora qualche posto disponibile. Quindi, se siete italiani, giocate ad Ever Crisis, volete un gruppo di gente italiana che gioca, vi aiuta nelle coop, negli eventi, nelle crash e tutto quello che volete, joinate pure il Discord che trovate in descrizione. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Ditemi voi cosa ne pensate invece di questa situazione, di questo personaggio, se lo pullerete, non lo pullerete, lo state aspettando, lo stavate aspettando, eccetera eccetera. È vero che Young Angil non è Angil, così come Young Sephiroth non è Sephiroth, però è pur sempre un personaggio che a molti può suscitare interesse. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!